Ciao a tutti, buongiorno amici miei, siamo a un'altra puntata dei Sentieri di Black. Oggi sono col mio gran maestrone di sempre, Nadirone, e con Camilla che si è nascosta, ma tanto la mettiamo dentro lo stesso. Siamo ad Alagna, praticamente qui vedete tutte le nostre montagne. Faremo un giro extended di quello che avevamo già fatto l'autunno scorso al Passo Forice. Andremo sempre su Alagna, arriveremo a Pianalunga, da Pianalunga prenderemo l'impianto di risalita per arrivare su al Passo dei Salati a 3000 metri, dal Passo dei Salati andremo al Corno del Camoscio per avere una vista a 360 gradi, vedremo poi se farlo scendendo dall'altra parte o tornando indietro, fare 205 per arrivare al rifugio Vigevano e Guglielmina, Col Dolen, scendere in Valle d'Aosta. Ritorneremo poi su passando per Passo Zube con alcuni tratti in portage, Passo Zube, Passo Forice, Pian Misura e tornare poi giù di nuovo sulla ripida mulattiera che avevamo fatto l'altra volta. Oggi giro di cicloalpinismo duro ma sicuramente di gran livello. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Con il Camoscio, Nadirone, bravi, Camilla, ragazzi. Grandissima, la cima è lì, questa è la volta di Gressoney, lì da dove saliremo poi questo sotto qua, il Col Dolen, noi saliremo là in mezzo, nella conca tra le due montagne per salire a Passo Zube e poi entrare di nuovo in Valsesia e scendere al Forich, che Passo Forich è là in fondo, e poi dopo giù in Valle Otro. Fino adesso giro di tutto rispetto e duro. Di qui Passo le Salate dove siamo saliti e Monte Rosa che per ora è coperto dalle nubi e non si vede. E al Col Dolen ci siamo arrivati,
scendendo direttamente dal Corno del Camoscio, che è là sopra. Camilla, dammi il 5, Nadirone. Adesso scendiamo in Val d'Aosta per poi risalire verso Passo Zube, di lì a sinistra. Amici miei, adesso lasciamo la Val d'Aosta dopo una rapida escursione, saliamo Passo Zube per ritornare in Valsesia. Passo Zube. Passo Zube 2874, le fatiche di oggi sono finite, tra un po' inizieremo a scendere verso il Forich per poi scendere la bellissima Val d'Otro e fare l'impegnativa e tecnica mulattiera, giusto maestro? Ma sì che l'hai fatto. I think it just died. I went to heaven.
Guardate al passo fuori che è qui, siamo scesi di lì, ora continueremo di qui per Pian Misura verso la Val d'Otro e inizialmente siamo saliti di qui per poi prendere la Funifor, Piana Lunga, Passo dei Sali. Cinci, salute. Pausa allo Zar Senni. Swim in the river, sink and scream. All my people gonna sing and say, we're gonna make it to a bright day.
heart away. Grande Nadirone, grandissima Camilla. Un giro dove anche oggi siamo riusciti a portare a casa la pelle, grazie al mio gran maestrone. Complimenti Camilla per esserti fatta un giro cazzutissimo. Se volete una bella variante del passo forage che avevate già visto e non vi aveva ancora soddisfatto, quella di oggi è sicuramente quella che fa per voi. Il giro completo, assolutamente, il giro completo di oggi. Per chilometraggio e dislivello vi rimando poi ai titoli di coda dopo aver fatto la pulizia della traccia. Itinerario raccomandato sicuramente a chi ha più che ottime, me lo conferma il maestro, doti sia fisiche che tecniche, specialmente tecniche. Poi comunque avete visto nel video come ce la siamo cavata io e Camilla, sicuramente qualche tratto da fare a piedi, ma comunque qui le doti non devono mancare, perché un giro dove FBL far ballare l'occhio, perché è molto facile farsi male. Rimanete sempre con un po' più di prudenza nelle dita dei freni, qualche pezzo fatelo a piedi se non siete convinti. Panoramicamente è fantastico, un gran tour di ciclo alpinismo oggi. Grazie al mio maestro Nadirone per avermi accompagnato nel giro di oggi, grazie a Camilla, dove rivedremo poi in altri giri, idem sicuramente per Nadirone. Come sempre ricordate di iscrivervi al canale, attivate le notifiche, per favore, ve lo chiedo per favore, iscrivetevi, perché la maggior parte di quelli che guardano i miei video non lo fanno. Da parte di Black ci vediamo al prossimo tour, ciao! Mi farà